Che cos'è l'ecoendoscopia? L'ecoendoscopia è una metodica che unisce l'ecografia alla sonda endoscopica e questo consente di condurre la sonda ecografica all'interno delle vie digestive. Questo ci permette di studiare sia la parete dell'apparato digerente sia le strutture ad esso vicino, come ad esempio dall'esofago potremmo studiare la parete dell'esofago stesso, oppure le strutture vicine, quali ad esempio linfonodi o piccole neoplasie polmonari. Dallo stomaco possiamo studiare le pareti dello stomaco stesso e i tumori che in essa si sviluppano, ma anche strutture ad esso vicine come le vie biliari, il pancreas o la ghiandola surrenalica di sinistra. A chi è rivolta questa indagine? L'ecoendoscopia, avvalendosi di immagini ad alta risoluzione, è dedicata allo studio per la diagnosi e la stadiazione di neoplasie dell'apparato gastrointestinale. È la metodica non chirurgica a maggior accuratezza per quanto riguarda la valutazione delle dimensioni e dei rapporti della neoplasia con le altre strutture ed è per questo prevista da numerose linee guida internazionali e percorsi diagnostico-terapeutici approvati dalla Regione Veneto. Qual è il ruolo diagnostico di questa metodica? Da un lato abbiamo immagini ad alta risoluzione che unite a software dedicati, quale l'elastosonografia o l'infusione del mezzo di contrasto per lo studio della vascolarizzazione delle neoplasie, già ci consente con una grande accuratezza di eseguire diagnosi. Dall'altra abbiamo la possibilità di effettuare mediante appositi aghi dei prelievi profondi, quindi di neoplasie lontane dall'apparato gastrointestinale, consentendo sia la diagnosi ma anche la caratterizzazione molecolare della neoplasia. Esiste anche un ruolo terapeutico di questa metodica? Negli anni, l'ecoendoscopia ha guadagnato sempre più terreno nei confronti di un approccio terapeutico delle neoplasie, basti pensare ai drenaggi di raccolte, ad esempio dopo intervento chirurgico, drenaggi di strutture quali le vie biliari, oppure il trattamento del dolore oncologico mediante l'iniezione di anestetici locali e altre sostanze a livello del plesso celiaco. Perché è importante sostenere lo IOVA attraverso il 5 per 1000? Perché con il 5 per 1000 si favorisce la ricerca e non c'è cura senza ricerca.